Allora, da dove arrivate intanto? Diteci da quale parte dell'Europa state arrivando. Trastevere. Ah, ecco. Te, Costanzo? Che è comunque in Europa. Sì. Io Esculino. E San tu? Lorenzo. Quindi. Ah, San Lorenzo. Però, insomma, ho visto che invece nei titoli di coda si parla di Busan, si parla... No, in realtà Busan è una... Non ci siete andati a Busan. No, Busan è un partner di Biennale College, perché il film, come sai, è stato prodotto da Biennale College, che è un programma della Biennale che sviluppa e poi finanzia 3 opere prime o seconde scelte in un panorama mondiale con 150.000 euro. E non si possono per regolamento chiedere altri fondi, quindi bisogna per forza fare il film, insomma, bisogna presentare un progetto che possa essere realizzato con un micro budget e lo fanno in partnership con Busan o il Torino Film Lab, insomma, sono, però in realtà non c'entra nulla il Busan Film Festival. Vabbè, volevi la cosa divertente, veniamo da Copenaghen, dal Festival di Copenaghen, così ecco. Diventa un po' più divertente, coproduzioni, sempre un po'. No, io infatti prima di mentre rivedevo il film, perché l'avevo già visto a Venezia, avevo pensato di chiederti quali sono le domande che ti fanno sempre, perché una è già, se l'è già data la risposta direttamente Costanza, no? Come è nato il film, che cos'è Biennale College, ecco, quali sono le altre domande che ti fanno sempre e che non vorresti che noi ti facessimo? Te le faccio a patto che non me le fai, quindi ok, così te le togliamo. Esatto. Perfetto, benissimo. Allora sì, perché il film è in bianco e nero? Ecco, allora, perché no. Il film è in bianco e nero? Facciamo rispondere a qualcuno del pubblico. Esatto, a caso, facciamo... mi piacerebbe molto. Ecco, sentiamo, perché il film è in bianco e nero? Ecco, mi sembra una risposta. Perfetta. Ottimo. Cioè, andiamo alla seconda domanda che ti fanno sempre. Qual è la seconda domanda? Fanno il fischio perché d'orecchio. Perché Daniele Parisi? No, perché Daniele Parisi non c'è. Che fanno come domande? Quanto tempo ci avete messo a girarlo? Esatto. Quanto quella... tempo ci avete messo a girarlo? Ci abbiamo allora, messo... vediamo se indovinano. Vediamo se indovinano. Chi è... Lo sapevi. Lui era a cena con me ieri. Però, è raccomandato. Vabbè, del nord. Poi perché, vabbè, il fischio alle orecchie, se sono ispirazioni autobiografiche o qualcosa del genere. E poi che cos'altro? Ma più o meno questo, non mi ricordo. Ah, lo schermo che si allarga, perché lo schermo si allarga. Questo vogliamo farlo dire a loro? Sì, facciamo di tutto allora. Volete rispondere a questa domanda? Lui che era a cena con te ieri sera? No, questo non lo sapeva. A quel punto già stava discutendo di Clinton e di quell'altro. Avete qualche idea perché questo schermo si allarga e si... Gli orecchi. Qualcuno ha notato comunque che si allarga lo schermo, ok. Mm-hmm. Sentiamo qualcun altro. Tanto non c'è una soluzione, quindi ognuno può dire. Daniele Parisi, perché si allarga lo schermo? O vogliamo far rispondere la produttrice? Vuoi, rispondo io. Sì, tanto la risposta la conosco anch'io. Perché diciamo, intanto è nato dalle discussioni del regista col direttore della fotografia, che è Francesco Di Giacomo, su quale formato adottare. E all'inizio volevano girare in 4/3, un po' ricordando anche film di Buster Keaton, quindi le comiche. E poi nel cercare qualcosa di più sperimentale e nuovo è venuta questa idea dello schermo, praticamente lo schermo si allarga costantemente, quindi inizia quadrato e finisce in 16 noni e rappresenta anche un po' lo stato emotivo del protagonista che pian piano si apre verso gli altri, all'inizio è chiuso tutto in se stesso e poi si apre agli altri. Allora adesso facciamo al regista una domanda al produttore. Sì, tanto la so. Come hai fatto? Come hai fatto? Sì, come hai fatto a montare il film?
Ma innanzitutto ho scelto un regista particolarmente bravo. No, vabbè, è stato ovviamente complicatissimo appunto questo progetto della Biennale College. Come raccontava Costanza, prevede che dopo queste selezioni si dà questo budget da 150.000 euro, deve essere il budget esclusivo per realizzare questo film. 150.000 euro sembrano tanti soldi, ma per fare un film sono meno di un decimo di quanto si fa con un film a basso budget, diciamo. E quindi insomma è stato abbastanza complicato e bisogna ragionare molto su tutto quello che può essere location, giorni di lavorazione, appunto 3 settimane di lavorazione è un tempo selvaggio per fare un film, perché comunque insomma un film normalmente si fa in 5-6 se non più settimane. E si cerca di coinvolgere gli attori con tanto entusiasmo, in modo tale che alla fine insomma non chiedano dei soldi, che poi quella è stata uno dei segreti di questo film. E tu hai definito love budget. Cioè non low budget, ma proprio love budget. Cioè ti dovevi innamorare del progetto per farlo, perché sennò insomma non c'era possibilità di farlo. Devo comunque, a parte lo scherzo, ricordare che tutti gli attori che sono venuti a fare il film sono venuti gratuitamente perché erano interessati a fare questo film, perché si erano innamorati della storia, perché comunque gli si chiedeva, tranne a Daniele, un impegno non gravosissimo, 1 o 2 giorni di lavorazione, però tutti hanno voluto partecipare a questo strano film in bianco e nero. Allora adesso faccio un'altra domanda alla produttrice. Se ti era mai capitato nella tua vita di partecipare a un altro film a bassissimo costo in bianco e nero? Beh, il costo non era... Dai, non era questo. Beh, insomma. Perché allora la mia prima esperienza in assoluto su un set cinematografico è stato con Francesco Martinotti, che in quel caso era produttore però. Ed era un film in bianco e nero. No, non era in bianco e nero però. Era il secondo. No. Ah, no. Non era Carciofi e Mimongo. Carciofi e Mimongo era in bianco e nero. Ma non era Carciofi e Mimongo. Ah, non era? No, io non c'ero su Carciofi e Mimongo. Ah, non c'eri. Allora mi sono sbagliato. No. Bene, allora... Quanto è costato i Carciofi e Mimongo? I Carciofi e Mimongo era costato 100 milioni, quindi... Beh, allora sì... Più o meno. Signora mia, sono 150.000 euro. Diciamo. Cioè. Adesso. Bene, andiamo avanti in questa delirante intervista. No, se vuoi ti faccio una domanda più seria. No. La domanda è questa. In questo momento si sta cercando, anche per un discorso legislativo, la definizione di film difficile. Ecco, questo film tu lo definiresti difficile, e se lo definisci difficile, quali sono le caratteristiche della difficoltà di un film difficile come questo? Ma sì, è una domanda estremamente interessante, molto bella. Ti piace? Sì, molto molto. È sicuramente un film difficile per come lo intendono loro, è un film che ha una difficile commerciabilità, di conseguenza sicuramente Orecchie è un film difficile. E credo che qualsiasi film low budget per definizione sia un film difficile. E tra i film difficili Orecchie è uno dei film più facili, perché comunque è una commedia anche se strana. È un film che comunque lo stiamo vedendo andando in giro, ha un grande successo con il pubblico, nonostante che si dimentica tante cose, tra cui il bianco e il nero e altre cose, insomma è comunque andando in giro anche fuori incontra comunque l'interesse del pubblico. E quindi poi all'interno della famiglia dei film difficili secondo me ci sono diversi tipi di cinemi che si possono considerare, però sì,
credo che comunque c'è un discorso di cinema difficile che è sicuramente legato al budget, e poi c'è un altro tipo di cinema difficile che è legato ai contenuti, cioè insomma si possono essere film con 10 volte il budget di Orecchie che possono essere estremamente difficili, e quelli possono riguardare dai film più sperimentali ai film insomma meno narrativi. Ecco. Senti, poi facciamo fare domande a loro, anzi se voi già avete gli spunti per delle domande segnalatemelo, io parlo per cercare appunto di rompere il ghiaccio, di rompere questo ghiaccio. L'altra cosa che volevo chiederti era, tu hai, so che hai studiato in America, no? Ecco, questo modo di concepire un film, di girarlo e anche di scriverlo, come insomma l'avrei già pensato scrivendo per il low budget, ecco, ti deriva più da un'esperienza di cinema indipendente americano o invece dal cinema proprio quello italiano fatto con mezzi minimi, insomma, e quindi anche basato su una certa inventiva più mediterranea, più latina? No, nasce assolutamente dalla povertà italiana, anzi proprio terrona la mia, cioè proprio l'arte di arrangiarsi tipica di noi italiani, che ti porta comunque a dover poi anche cercare delle soluzioni alternative che in certi casi, essendo alternative, ti portano anche in percorsi meno battuti e quindi in certi casi anche più interessanti, quindi comunque nasce assolutamente da lì. Poi i pochi mezzi esistono ovunque, insomma ognuno si industria a suo modo, però credo che la povertà possa essere anche una risorsa spesso. Ogni tanto, ecco, un'altra domanda che mi chiedono, come sarebbe stato Orecchie con un budget più grande. Io dico sempre peggiore, perché comunque Orecchie era nato per essere un film low budget, sempre pensato dovesse essere un film low budget e ho sempre pensato dovesse essere così, quindi avere un budget di 1 milione l'avrebbe snaturato, l'avrebbe fatto diventare un altro film che magari comunque sarebbe stato diverso e non sarebbe stato quello che volevo fare, quindi Orecchie è questa cosa qua, nato per costare tanto, così. Senti, poi un altro, diciamo, aspetto interessante, che appunto è un piccolo film, però non ha la dimensione claustrofobica di un film girato in appartamento, in poche stanze, cioè è invece un film molto cinematografico, tra virgolette, con campi lunghi esterni, dove c'è un altro protagonista importante, oltre al grande protagonista Parisia, che è la città di Roma, no? Ecco, questa parte romana era già l'avevi già prevista in scrittura o invece ti è venuta fuori girando, o il produttore, la produttrice ti ha detto diamo respiro, usciamo fuori, eccetera? Io. Sì. No, il film era nato e pensato in quanto low budget per essere girato a Roma, perché comunque anche sotto vari punti di vista la città più semplice se la produzione è basata a Roma per poter girare, e mi interessava che la Via Crucis o l'On the Road a piedi che fa questo protagonista avesse come sfondo questa Roma, questa pigra osservatrice che guarda le vicissitudini tragicomiche di questo del personaggio di Daniele. E io considero sempre Roma appunto questa sorta di pigra, così ti guarda, ma in realtà non è che gliene frega poi così tanto di quello che ti succede, tanto è difesa dalla sua bellezza arrogante, quindi non la scalfisce più di tanto nulla, e allo stesso tempo il tentativo era anche quello un po' di fare un ponte tra
una Roma un po' più classica, un po' più imprigionata nelle sue bellezze di cui sempre si parla, e una Roma un po' proiettata nel futuro, un'arte contemporanea come può essere la street art. Troppo spesso si dice che Roma è sempre la stessa cosa, è sempre le stesse location, è sempre... mentre invece non credo che sia così, se uno voglia di andare un po' a cercare. E in questo qualsiasi forma d'arte che può essere dai suoi classici monumenti o ai murales, sono comunque, se vogliamo, testimonianza di un'umanità che ha voglia di lasciare un segno della sua presenza. E credevo che questo fosse un po' anche uno dei temi del viaggio del nostro protagonista, capire se può lasciare una presenza o perdersi nell'anonimato. Siete pronti per le domande? No. Daniele, com'è stato lavorare con tutti questi mostri sacri? Questa è un'altra domanda. No, è stata una grande scuola, come abbiamo detto più di una volta, perché chiaramente sono tutti attori che hanno un'esperienza molto più ampia della mia, e da un punto di vista biografico e anche insomma cinematografico. Quindi per me è stata una grande occasione, ed è stato anche un grande divertimento, perché poi effettivamente durante le riprese ci siamo anche divertiti molto, insomma. C'è un aneddoto che racconto, che durante la ripresa della scena con Massimo Vermüller, a un certo punto il monitor dove c'era Alessandro comincia a ballare. Alessandro dà lo stop, non capisce perché, e perché in effetti c'era il tecnico del suono che rideva. L'operatore che rideva. E abbiamo girato la scena con i tecnici che si sono messi un foglio di carta con lo scotch intorno per non vederci, insomma. Dopo questo, per raccontare un po' il clima che c'era, insomma, durante le riprese. È chiaro che poi c'è stato anche un lavoro molto specifico sul testo, noi siamo stati molto aderenti alla sceneggiatura di Alessandro, e questo è anche frutto di un lavoro precedente, perché abbiamo fatto delle prove anche molto specifiche. Io avevo molto chiaro quale fosse l'arco, no, del personaggio dall'inizio alla fine. Questo ci ha dato la possibilità anche di creare, insomma, una rete forte su cui poi abbiamo ballato e saltato durante le riprese, ecco. Ti chiedo ora una cosa, io dico, avete provato molto prima, cioè girare in 3 settimane un film di 1 ora e 40 non è semplice, insomma, quindi come avete raggiunto questo obiettivo? E avete... buona la prima, avete sprecato pochissimo, avete fatto molte prove, avete fatto sopralluoghi, avete provato prima e poi dopo avete fatto anche delle prove su, insomma, raccontaci questo. Abbiamo fatto il tavolino, no? Come si fa anche un po' in teatro, nel senso, abbiamo preso in esame, abbiamo studiato il testo e abbiamo visto proprio quali erano, si dicono, gli obiettivi della scena, no? I punti drammaturgici fondamentali su cui si muovevano tutti i personaggi, e questo ci ha dato appunto la possibilità di creare l'arco, perché spesso appunto quando si riprende magari si parte dall'ultima scena, da metà in poi, e questo appunto ci ha dato la possibilità di essere molto tranquilli poi sul set. Quante ne abbiamo girate? Ogni scena, insomma, quante ne facevamo? Ogni tanto un po'. Giravamo pure con 2 macchine. Sì, però insomma... Sempre di più di quanto avrebbe voluto la produttrice, sicuramente. Quella è una regola da non... Però sì, poi abbiamo fatto 2 mesi di sopralluoghi. L'ultimo giorno di riprese alle 4:30 del mattino, ho chiesto il 14° ciak a Daniele. Sì, sì. Sì, alle 4:30 del mattino, sì. Senti, invece raccontaci della solitudine dello sceneggiatore, parlaci della solitudine dello sceneggiatore. Mai più. Orribile. No, io non ho mai scritto da solo, e questo progetto della Biennale College di Venezia ti permette di fare un percorso
dei workshop con dei sceneggiatori, produttori internazionali, molto bello in questa isola di Venezia che si chiama San Servolo, che quando le idee ti vengono è molto bello e ti sembra tutto assolato e fiorito, quando le idee non ti vengono ti sembra tipo Alcatraz, vorresti scappare, puoi scappare solo a nuoto praticamente, perché poi è grande quanto sta sala, l'isola. E insomma, scrivere una commedia in dei tempi anche molto brevi, perché poi insomma i tempi, un'altra cosa della Biennale College è che comunque quando poi loro selezionano il progetto, tu hai dal momento in cui hai la notizia a quando devi consegnare il film completo, hai 9 mesi, quindi in tutto quel tempo devi rivedere la sceneggiatura, cominciare a pensare alle location, fare i casting, girare, tutto questa cosa. Quindi comunque anche la pressione sicuramente conta. E, sì, è stato intanto è stato molto difficile pensare soprattutto che stavo girando una commedia. Intanto me lo devo scrivere, proprio ricordati che stai scrivendo una commedia, perché ogni tanto sto personaggio se stava andando un po' verso buttarsi al ponte praticamente, quindi insomma me lo sono ricordato. C'era la scena che si buttava dal ponte. Poi non c'avevo il budget per farlo. Però ecco, spiegaci come funziona, cioè ti prende un vaporetto, ti scarica a San Servolo, arriva a Baratta, vi dà un po' di pane e acqua e vi dice torno magari qui fra 15 giorni, dovete consegnarmi delle pagine. Come funziona? Cioè state allora lì, ci sono delle camerette senza televisione, con un pagliericcio, raccontaci, ecco, fai un po' lo sceneggiatore, facci una descrizione di come avviene questa cosa. Ok, stazione di Venezia, esterno sera, tu arrivi, e non ti vengono a prendere, paghi dei soldi per il traghetto che ti porta all'isola, ti accolgono. Sei da solo lì o c'è? Con io e la mia produttrice. Sì, ma vedi che ci sono anche, non so, un irlandese, un cinese. Piano piano. No, quando andiamo il traghetto pagato con i nostri soldi, arriviamo lì e lì incontriamo gli altri 11 team, un regista e un produttore. Quindi in tutto 12, più noi 12, che sono stati selezionati. E lì poi cominciamo un percorso di 10 giorni in cui abbiamo svariati incontri con questi sceneggiatori, sì, produttori, eccetera, eccetera, nelle celle, ma le nostre pause sono nelle nostre stanze definite per me sala Padre Pio, perché comunque trattasi di un letto singolo e di un tavolino contro un muro, e dove devi scrivere, poi altra cosa che non aiuta tantissimo a scrivere una commedia, e quindi poi c'è una serie di incontri, una serie di cose, allietati anche da una mensa agghiacciante. Io ricordavo a tutti gli altri team che quella non era cucina italiana, volevo ricordarlo perché ho anche un minimo di orgoglio, insomma, rispetto. E, sì, detto questo, nella totale privazione di qualsiasi piacere della vita, tu sei spinto a scrivere quello che poi sarà un trattamento e quindi una sceneggiatura su cui poi verrà valutato il tuo progetto, e quindi poi alla fine di questo percorso hai 4 settimane per scrivere una sceneggiatura, e poi sulla base della sceneggiatura vengono selezionati i 3 o 4 progetti che vengono finanziati. Ah, la sceneggiatura te la scrivi a casa tua o devi sempre stare a San Servolo? No, diciamo fino al trattamento lo scrivi in quei 10 giorni di San Servolo, poi ritorni alla civiltà, speriamo, se c'è, sì, quindi hai 4 settimane per scrivere così. Detto questo, insomma, ovviamente è anche un progetto molto bello, perché comunque ti confronti con produttori, sceneggiatori che lavorano con Lars von Trier, hanno lavorato con Romer, cioè sono comunque di livello altissimo, quindi comunque se per 10 giorni mangi male. Vabbè. Però in questi 10 giorni, cioè, ci sono dei tutor che leggono quello che tu scrivi e ti dicono di cambiare direzione? Sì, si discute costantemente del tuo progetto. Tu arrivi lì, ovviamente selezionato, il tuo progetto è stato selezionato su 250 più o meno progetti a livello internazionale, quindi dici vabbè, insomma, più o meno sarà un progetto interessante. Invece il primo giorno ti cominciano a piare a ceffoni la storia dicendoti che tutte le cose vanno male.
tutti dei primi, e loro cominciano a, cioè i primi giorni sono comunque quelli infernali in cui capisci che non andrai da nessuna parte, poi a poco insomma una classica struttura a tre atti, poi ti riprendi un attimo e alla fine insomma più o meno pervieni a una versione che insomma dovrebbe essere decente. In tutto questo comunque costantemente c'è un incontro sia con una parte degli altri team e sia con le varie persone con cui ti confronti, script consultant, appunto montatori, il consulente visivo, ci sono vari aspetti. Appunto rispetto al, diciamo, al tuo testo originario, che cosa ti è stato detto di fondamentale per te, cioè che, insomma, che ti ha fatto cambiare un po', comunque addrizzare il tiro, insomma, c'è stato qualcosa, cioè, che tu stavi sbagliando e qualcuno ti ha detto guarda, stai facendo una cosa sbagliata, e tu l'hai anche capita, perché molte volte uno magari è anche presuntuoso e dice no, che cazzo dici, insomma, sì. No? Ti è capitato in questi 10 giorni? Sì, sicuramente sì. Guarda, la cosa più importante in assoluto per me di una cosa come stare 10 giorni in un'isola è che non ti capita mai da sceneggiatore, nel senso che comunque quando scrivi, di solito scrivi comunque nella città dove abiti e quindi c'hai la bolletta, quello che ti chiama, l'appuntamento, le cose lì, non puoi fare altro e quindi sei estremamente concentrato, spinto in maniera quasi ossessiva su quel progetto ed è probabilmente uno status che poi non proverò mai più, insomma, non, adesso che ho scritto altre cose non, no, ci sono tutto quello che la può realtà. Essere il resto della vita. E la cosa interessante dei primi 10 giorni, perché poi una volta che vieni selezionato, i progetti selezionati sono invitati a fare altri 2 incontri molto più brevi, però sempre a San Servolo. Quello del primo incontro è stato che io sono arrivato con un'idea di più larga, meno definita, di orecchie, ero perfettamente conoscevo perfettamente il tono che volevo utilizzare, il tipo di commedia che volevo fare, avevo delle scene, quindi proprio dei dialoghi, e, però l'idea era ancora da scolpire, cioè era un po' da togliere il superfluo e concentrarti un po' più verso l'obiettivo e verso la cosa che vuoi raccontare, che molto spesso sei un po' ondivago, specialmente nella fase iniziale, quando hai un'idea più generale. E quindi c'erano degli aspetti che ancora erano totalmente assenti. Uno fra tutti, che è rimasto poi insomma per tempo, è chi è Luigi. Mm-hmm. Cioè io avevo questa idea di questa sorta di spaesamento di un uomo a cui si dice il tuo amico Luigi è morto, non si ricorda chi è, però in un modo o in un altro dovevo anche capire se la volevo risolvere questa cosa e come risolverla. Quindi per settimane c'era insomma un mantra tipo chi ho ucciso Laura Palmer, cioè chi è Luigi, chi è Luigi, ci chiedevamo a colazione, ci incontravamo, chi è Luigi, cioè tutte queste cose qua. E poi dove andava a finire un po' il suo percorso, dove andava a finire il suo viaggio. Queste sono cose che poi nei 10 giorni sono state, anche proprio per la pressione di dover stare lì, sono state analizzate e insomma alla fine sono arrivato a una sorta di versione che mi piaceva. L'altro aspetto è che per esempio nel secondo workshop dopo la selezione, che era un workshop assoluto soltanto di sceneggiatura, mi pare di 4 giorni, in quei 4 giorni insomma le persone con cui mi sono confrontato per quanto riguarda la sceneggiatura mi hanno dato tantissimi feedback e consigli su come cambiare la sceneggiatura e io non ho preso nulla, quindi facendo assolutamente la figura, come dici tu, dell'arrogante, dello stronzo, del presuntuoso, eccetera eccetera. E però lì secondo me l'altra cosa importante è che sai, Sergio Leone pagava una persona soltanto per contraddirlo. Secondo me è avere una persona che ti dice un'idea totalmente opposta alla tua è importante per capire anche quanto sei convinto delle ti fortifica delle la sì. tua
E quindi quelle per me sono state comunque importanti, anche se loro si sono incazzati tantissimo. Perché ah, sì. Sì. Erano scritto italiani. Cose molto brutte. Erano italiani? Un italiano o un inglese? Bene, molto interessante. A questo punto rompete il ghiaccio anche voi. Su. Certo. Aspetti, aspetti che le diamo il microfono. Poi toglietelo perché se poi parla troppo... No, no, sarò brevissimo. Intanto complimenti perché mi sono divertito. Poi è intelligente, è un divertimento che non è fine a se stesso. Infatti mi sembra che in quell'orazione funebre nasca finalmente alla vita questo personaggio che per tutto il film non riusciva a essere se stesso. Però mi interesserebbe fare una domanda di una ovvietà estrema alla produttrice. Significa, io sono stato fortunato, ho visto un bel prodotto. Lei che l'ha prodotto che significa? Ha amministrato quel denaro di cui parlavate e attraverso quello è riuscita a ottenere questo film. Però il mio luogo comune sul produttore è di un lavoratore che guadagna producendo un film. Sto pensando per esempio all'ex padron del Napoli che a Natale fa i suoi film panettoni, no? In conclusione, sono stato fortunato, ho visto qui ora questo film, ma poi che futuro ha? Vabbè, abbiamo capito la domanda, hai capito la domanda? No, sì. No, è grazie. Semplicissimo. Sì, sì, sì. Come lo distribuite? Dove va? Infatti stiamo ancora non abbiamo chiuso con un distributore, ora stiamo parlando con un distributore con cui spero che riusciremo a chiudere e quindi poi a farlo vivere, perché sennò, come dice lei, è un film... Sì, ci fa piacere, ma insomma non mi sento soddisfatta, ecco. Tornando secondo me anche alla domanda di Francesco sui film difficili, una difficoltà di questo film, di cui mi sono resa conto anche dopo, devo dire, è che è di difficile collocazione, cioè non è né la commedia super commerciale come quella che citava lei, né il film considerato magari d'autore super ricercato, super complicato, e questo nella distribuzione crea un po' di perplessità perché appunto non ricade in nessuno schema già definito e quindi per i distributori non sanno poi come venderlo. Secondo me invece è una risorsa di questo film perché anzi a me piace anche per questo, cioè riesce a essere un film che ha dei contenuti, che esprime un punto di vista, un qualcosa, e nello stesso tempo però riesce ad incontrare il pubblico attraverso un po' un genere, usando un po' il film di genere. Detto questo, spero che usciremo nelle sale presto. Aspetti, aspetti il microfono, così la registrano pure. Poi lo restituisca. Stavo dicendo, prima lui stava dicendo un film molto difficile, ma io ho visto il film, ho partecipato intorno a tutti quanti, ho visto che il film è piaciuto tantissimo, quindi difficoltà per me non ci sono, non ci sono stati. Voglio fare i complimenti al regista perché è stato bravissimo, e anche a Daniele, perché la sua mimica è stata fenomenale. Lui ha fatto sì che il film avesse tutto il successo che ha avuto. Complimenti, sei grazie, veramente bravo. Grazie, grazie. Bravo Daniele. Grazie bravo. Mille, grazie. Senti Daniele, a questo punto fai un attimo una tua biografia, raccontaci come nasci, come... le tue esperienze dal 1982. No, e come sei arrivato a questo film, cioè. Ah, ok. No, però scusami, non essere
Insofferente. No, certo, no. Allora, diciamo che... Presentati. Sì. Ciao, sono Daniele, non dirò parolacce. No, nasco nel 1982 a Roma, poi insomma, ecco, io ho fatto l'Accademia, la Silvio D'Amico, tra l'altro ci sono i miei compagnucci d'Accademia lì che sono venuti, fa molto piacere vederli, e siamo cresciuti un po' insieme, nel senso che dopo l'Accademia noi abbiamo fatto parte di una compagnia teatrale di giro che ci ha portato insomma, un po' in giro per l'Italia per 3-4 anni. Poi io insomma entro un po' in crisi, nel senso che non so perché non mi diverto più. Il mio compagno di scena, che è Diego, mi diceva: che c'hai stasera? Pensavo ad altro, ma non perché succede spesso che la reiterazione del lavoro magari porta un po' anche allo smarrimento, no? Sentivo un fischio alle orecchie, sì. Poi per me è stato fondamentale l'incontro con Paolo Rossi nel 2011, perché da lì in qualche modo si è risvegliata una vena autorale mia. E da lì ho cominciato a scrivere e autodirigermi i miei spettacoli a teatro, che ho fatto ovunque, insomma, dai bar ai centri sociali fino ai teatri, insomma, non grandissimi, che, insomma, se parliamo di difficoltà di distribuzione cinematografica non parliamo di quella teatrale, insomma, sono molti addetti ai lavori che sanno di cosa parlo. E niente, poi ho continuato e continuo ad essere un teatrante, insomma, non è una cosa che abbandonerò e continuerò a portarle in giro e questo. E poi a un certo punto ho sentito un fischio alle orecchie, si è avvicinato Alessandro e abbiamo girato il film. No, ma a parte tutto, vi conoscevate come, Alessandro... come spesso capita... Ho tagliato la sua scena nel mio primo film, così ci siamo conosciuti. Sì. Cioè, a parte lo scherzo, è stato veramente così. Daniele l'ho conosciuto, proviene del mio primo film, si chiama Dovete per caso, poi abbiamo girato insieme, lui era protagonista di una scena molto molto bella, così bella che l'ho tagliata. No, vabbè, ovviamente perché insomma, c'erano varie dinamiche, di solito esatto. Insomma, le scene tagliate sono brutte, o insomma, o almeno c'è questa idea, insomma, poi insomma monti e tagli delle scene per svariate ragioni, questa è una questione di ritmo, io sapevo che insomma quella scena in quel momento non poteva essere montata nel film, quindi infatti quasi perché mi mancava tanto l'ho messa poi negli extra del DVD, però ricordiamo sempre il momento io e Daniele in cui io al Barberini mi avvicino a lui e gli dico: guarda Daniele, era molto bella quella scena, però l'ho tagliata. Ho pianto. E lui ha bozzato con la sua faccia da poker, che non utilizza quando gioca a poker invece, no. E si è girato e si è allontanato verso l'orizzonte, così come nei western. Sì. E da lì è nata un'amicizia, poi che ci ha portato insomma a continuare a frequentarci. Io ho assistito alle scritture dei suoi primi spettacoli, insomma ero felice che lui cominciasse a scrivere le sue cose, i suoi spettacoli sono testimonianza di un talento mostruoso e insomma quando poi c'è stato questa cosa di orecchie, perché un'altra cosa un altro vantaggio della povertà è l'assoluta libertà comunque e qui, lui, no però e quindi e orecchie mi ha permesso di poter fare un film che volevo in bianco e nero con questa cosa che si apriva e anche di avere come protagonista un esordiente, praticamente un esordiente al cinema, però per me era la scelta più giusta. Abbiamo fatto anche provini a degli attori di nome, però insomma Daniele era assolutamente il più giusto, quindi insomma era un po' la nostra scommessa e devo dire che il premio a Venezia e
quello che come ne parlano nelle recensioni, insomma la reazione del pubblico dimostra che l'ha vinta sicuramente. Sì, io volevo anche a tale proposito rispondere al signore che ha fatto prima la domanda. È chiaro che ci saranno delle difficoltà per Costanza a trovare un distributore, insomma non sarà facile, dovrà anche penare molto, però sicuramente se ci fosse stato un distributore sin dall'inizio, anche un intervento magari di una televisione che gli avrebbe reso più facile la vita produttiva, il film non sarebbe stato questo qui, appunto il protagonista non sarebbe stato questo, subito non sarebbe stato in bianco e nero, esatto, tutti il distributore o il capo della televisione che si occupa del cast ti avrebbe proposto una rosa di nomi che poi sono sempre gli stessi e sono anche quello che rende un po' noioso in alcuni casi il cinema italiano, perché vedi sempre gli stessi personaggi e gli stessi attori che si girano, e quindi questo è, in qualche maniera è stato anche un po' il limite degli ultimi anni del cinema italiano, no? Che si è dovuto uniformare a una regola che era anche una regola burocratica, che sapete ha un bruttissimo nome, si chiama reference system, no? Per cui anche dei finanziamenti vengono dati se ci sono appunto delle referenze anche nel cast, no? E quindi vengono utilizzati sempre gli stessi attori, sempre gli stessi musicisti, sempre gli stessi sceneggiatori, e quindi non c'è poi un reale rinnovamento, ci si sclerotizza sugli stessi modelli. Io sono al di fuori un po' di tutto, no? Ascolto un attimo quello che voi state dicendo. Proprio in virtù di questo, dico, come mai non ci si aiuta all'interno del vostro film, che ho trovato meraviglioso, e Daniele veramente ha una mimica per me straordinaria, e ha reso proprio appieno il significato e anche il messaggio. Perché non so, Pappaleo, e altri attori di nome che ci sono di spicco in questa produzione non fanno una passaparola a chi conoscono e conoscono affinché venga promosso nelle sale e venga dato il via? Chiedo, io sono forse utopica in questo, non lo so. No, gli attori che hanno partecipato ci tengono tutti molto, però non basta quello a trovare una distribuzione, no. Magari ci servirà nel momento in cui ce l'abbiamo a fare un po' di promozione, però no, insomma, è effettivamente molto complicato. Devo dire la verità, sono anch'io un po' sorpresa, nel senso, so che è complicato, però pensavo che dopo Venezia, dove il film è stato accolto molto bene, sarebbe stato un po' più semplice. Invece è veramente chiuso il circuito, il mondo della distribuzione. Sì, se mi permettete di dire una cosa, visto poi insomma noi gli organizzatori di questa rassegna siamo insomma il gruppo dell'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, quindi ci siamo anche occupati di questi problemi. Una cosa che abbiamo ripetuto più volte è che in Italia si è parlato spesso di liberalizzazioni, no? La liberalizzazione dei taxi, liberalizzazione nelle farmacie, e invece la liberalizzazione nella circolazione delle opere cinematografiche non si è mai parlato, ma invece è un grosso problema, perché ci sono dei veri e propri cartelli che impediscono la circolazione delle opere, soprattutto poi le opere in alcuni casi anche prodotte con soldi pubblici, valorizzate da strutture pubbliche come la Biennale, no? Ma esistono proprio nelle varie architetture regionali di distribuzione, esistono dei blocchi per cui ci sono dei pacchetti per cui intanto ci sono uno o due persone che decidono le sorti dei film e decidono
quanto deve stare un film in una determinata sala e che tipo di film va in quella sala e non deve andare vicino a quell'altra, se no gli fa concorrenza e quindi insomma, non c'è una libertà di far circolare i film che vengono prodotti. E questo insomma è una delle cose che noi abbiamo tentato di modificare e non ci siamo riusciti. Cioè, esiste in Francia una figura che si chiama il mediatore del cinema, che è proprio una figura che fa capo al Centro Nazionale del Cinema, che serve a dirimere tutto questo tipo di questioni, nel senso, se per esempio un esercente che sta a fondi chiede un film, anche insomma, soprattutto un film francese, e il distributore glielo nega, ecco, questo esercente può appellarsi a questa figura di mediatore del cinema per chiedere perché non mi è stato concesso di mostrare al mio pubblico e di far uscire nella mia sala questo film. Il mediatore chiama il distributore e dice: senti, ma perché non gli hai dato il film? Forse perché non ti ha pagato le fatture del... No, cioè perché non glielo ho dato, perché sennò quelli accanto c'è. Allora no, tu glielo devi dare perché c'è cioè la libera circolazione delle opere. Ecco, questa figura era stata inserita inizialmente nel questo progetto di legge che è stato approvato recentemente e poi misteriosamente è scomparso. Ecco, queste sono cose strane che accadono e che appunto ci fanno capire che poi tutti questi discorsi sulla liberalizzazione sono anche un po' fasulli a volte, e nel nostro settore invece non se ne parla mai. Sì, detto questo, anche per risollevare un po' il morale, sì. Io, perché insomma, sapete, vabbè. Io stesso mi sono depresso un attimo, no, nel senso che comunque adesso viviamo anche in un'epoca in cui non possiamo non confrontarci con il fatto che ci siano anche dei canali distributivi alternativi. Io sono innamorato della sala, tutti siamo innamorati della sala, ma non ci possiamo oramai pensare che soltanto romanticamente il cinema possa andare sempre soltanto in sala. Ci sono milioni di canali digitali, c'è il web. Lo stesso Biennale di Venezia ha portato il film contemporaneamente nelle sale del Festival di Venezia e nella sua sala web, dove ha fatto il tutto esaurito, oppure lì. Quindi comunque ci sono oramai varie vie che si devono battere. È inevitabile che il film in sala è un'altra cosa, però non possiamo, cioè dobbiamo anche in questo caso apprezzare il fatto che viviamo in un'epoca in cui ci sono adesso anche alternative, mentre invece magari fino a degli anni, certo, qualche anno fa non c'erano, quindi insomma. No, ma io stavo parlando un discorso di equità, certo, no? Nel certo, senso quello che il tuo film, il vostro film merita di essere nelle sale, come invece altri film che stanno nelle sale magari non se lo meritano. Non lo so, e questo, sì, cioè, non è il pubblico che sceglie, capito? Sì, no, infatti certo, l'impressione nel confrontarmi è stata quella, cioè che è un film che al pubblico piace, esatto. E questo, che è il dato fondamentale che dovrebbe interessare i distributori, non interessa proprio, come se appunto fossero altre poi le logiche secondo le quali si sceglie un film da distribuire o meno. Ritorniamo a Daniele, quando possiamo... Ah, no, c'è una domanda su... No, buonasera a tutti. Cioè, io non ho nulla e non ho studiato bene il cinema, però vedo quando un film ha un successo nelle sue mani, quando un spettatore come me riesce a medesimare nel personaggio, e io da immigrato vedo che il mio io non contento, l'ho visto dalle fischie delle orecchie di Daniele, e mi sono medesimato quando lui lo ha seppellito, il suo personaggio non contento, con il suo amico non amico Luigi. E io l'ho fatto lo stesso, ho deciso di seppellirmi il vecchio mio immigrato quando ho cominciato a lavorare per il bene della mia famiglia e del paese in cui vivo adesso. Ma secondo me il vero successo di un film nessuno lo vede, cioè come l'ho vissuto io, che è mio figlio che fa parte del film, ogni volta che torna dal lavoro di questa produzione mi sveglia per raccontarmi con tutto il suo entusiasmo, cioè
quanto è bello lavorare come primo lavoro cinematografico del mio figlio, quanto è bello, cioè, che lui mi sveglia proprio per raccontare con l'entusiasmo quanto è bello collaborare e lavorare in un grande film di successo come questo. Lui è il papà di Re, che è l'attore che interpreta Filippo Jung, insomma lo studente filippino. Però Re non è affatto solo l'attore, ha fatto l'attore per un giorno, ma poi ha fatto l'assistente alla regia volontario per tanto, perché non solo per le 3 settimane di riprese, ma anche è stato il primo insieme a Chiara Iaccarino, che è qui, a iniziare a lavorare con noi. E grazie a Re invece è stato preziosissimo. Bene, io direi possiamo, no, volevo chiedere a Daniele quando possiamo vederlo, dove, perché cioè, insomma, visto che vale la pena, quindi dici qual è la prossima tappa, se è romana o se invece dobbiamo venire da qualche parte. La prossima data è lontano, sto a nord. Però sto scrivendo un nuovo spettacolo e quindi, insomma, a breve tornerò in scena. Insomma, tanto ormai con Facebook e con, è possibile divulgare insomma, i propri spettacoli. Insomma, quindi abbiamo risolto i problemi. In parte. Seguite la mia pagina su Facebook. Insomma. Bene, allora vi ringraziamo, ringraziamo Daniele, Costanza e Alessandro e insomma incrociamo le dita per questa distribuzione cinematografica, ma anche per tutto il resto. Grazie di essere stati qua. Grazie.